Innanzitutto un saluto ad ognuno di voi questa mattina presente qui in santuario, in modo particolare ai rappresentanti di Casa Sollievo della Sofferenza, ai dirigenti, agli operatori che hanno potuto essere presenti e sono qui. Un saluto ai cappellani, manca Padre Salvatore che è ricoverato proprio in Casa Sollievo per un piccolo intervento che salutiamo, alle suore apostole del Sacro Cuore di Gesù che in qualche modo sono per vocazione spirituale cardiologhe del Signore e lo esercitano dentro l'ospedale, dentro Casa Sollievo. Un saluto ad ognuno di voi. È tradizione che questa celebrazione per Casa Sollievo avvenga due giorni prima della festa liturgica di San Pio e nel giorno dedicato all'Apostolo Matteo. Per questo abbiamo ascoltato le letture dedicate a questo grande evangelista. Fondamentalmente il breve tratto del Vangelo ci presenta una guarigione che a mio giudizio fisica, psichica e spirituale di questa persona, di Matteo Levi, che da pubblicano, che era una parola di insulto a quei tempi, da esattore delle tasse diventa un apostolo del Signore e nel futuro, dopo la risurrezione, uno dei quattro evangelisti. Si tratta di una vera guarigione. Nella serie televisiva The Chosen, dedicata a Gesù, l'evangelista Matteo, o Matteo Pubblicano, viene presentato come un giovane pieno di tic, in qualche modo disturbato nella sua vita fisica e psichica, ma allo stesso tempo elegante per il vestito e per il lavoro che stava compiendo. Invidiato ed insultato allo stesso tempo. E Gesù lo chiama. La parola del Signore diventa la terapia della sua vita. Una chiamata che non è soggetta a nessun condizionamento e a nessuna richiesta precedente. Gesù lo chiama e lo ama senza aspettarsi nessun gesto di conversione. Fa scendere in qualche modo su di lui il balsamo e la terapia della sua parola e dell'amore incondizionato del suo cuore che si chiama misericordia. E Matteo Levi, da persona chiusa in se stesso, riesce ad alzarsi e immediatamente a diventare una persona di gioia e capace a portare gioia e a radunare altre persone che vivevano la sua stessa condizione. Prepara in casa sua una mensa per tutti e fa in modo che tutti possano in qualche modo, come lui, incontrare e toccare il Signore, quel Signore che aveva guardato nei suoi occhi, che l'aveva riconosciuto ammalato e che l'aveva guarito e riportato ad una vita vera e in pienezza. Guardiamo quindi in qualche modo all'esperienza di Matteo come alla vocazione di salvezza e di salute che Casa Sollievo della Sofferenza
per volontà di Padre Pio, porta avanti e che ogni operatore in essa è chiamato a interpretare a livello del mondo di oggi. In effetti, il testo del Vangelo conteneva anche, come proverbio, perché è diventato proverbio, ma nelle parole stesse di Gesù, l'immagine del medico. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Gesù unisce nell'esperienza di Matteo, e Matteo lo riconosce, questa relazione unica e fondamentale di salvezza, che è quella tra medico e paziente, tra paziente e medico. Gesù è colui che salva il mondo, ma è il grande medico del mondo, dell'umanità e dell'intera creazione. Ho riletto questa mattina i tre brevi testi che San Pio dedica a Casa Sollievo. Sono tre discorsetti, tutti il 5 maggio, nella data di inaugurazione di Casa Sollievo, al compimento del primo anno e al decimo. Mi sembrano quasi come il testo costituzionale dell'opera e il Vangelo del suo cuore per Casa Sollievo della Sofferenza. Il primo testo è brevissimo, è poco più di un augurio, ma un augurio che dice un grazie e orienta l'opera al futuro. Il secondo è quello più disteso, più complesso, e che veramente, se lo meditiamo, troviamo in ogni parola un motivo, ecco, di dare vita, forza, significato e futuro a Casa Sollievo della Sofferenza. E il terzo, l'ultimo, in qualche modo ne esprime anche il segreto vero che sta nella forza della preghiera. Ci sono dentro questi tre brevi discorsi alcune affermazioni che Padre Pio riprende alla lettera. Sono tutte affermazioni che ci aiutano a guardare in alto e a guardare avanti senza paura. Chiama la sua casa destinata a diventare cittadella ospedaliera, capace a rispondere, adeguarsi alle più diciardite esigenze tecniche, e la vede addirittura come un centro intercontinentale di formazione professionale e cristiana allo stesso tempo. La definisce poi come questa casa che è luogo, dice, è di preghiera e di scienza, dove il genere umano, che diventa il soggetto, il genere umano può ritrovarsi in Cristo crocifisso e si ritrova come unico gregge o ovile sotto un solo pastore. E nel secondo discorso sostituisce al termine luogo quello di tempio, tempio di preghiera e di scienza, che orienta a Cristo crocifisso, costruisce l'unità e attraverso questo ovviamente la salute e la salvezza. Mi sono detto, ma posso andare avanti sulla linea di questa immagine che Padre Pio assume di Casa Sollievo, da luogo
a tempio di preghiera e di scienza, e su questa linea mi sono detto forse potrei definirla quest'oggi anche come cattedrale, cattedrale di preghiera e di scienza per il mondo d'oggi. Una cattedrale dove si svolge quotidianamente una liturgia perpetua, che è la liturgia del servizio alla carne dell'umanità, alla carne fragile, ferita, ammalata, molte volte abbandonata dell'umanità, espressa essenzialmente nei sofferenti e negli ammalati. Per me è bello, e credo sia di grande aiuto per tutti noi, vedere Casa Sollievo della Sofferenza come questa cattedrale perpetua, 24 ore su 24, aperta continuamente per servire la liturgia della carne umana. E allora, se è così, vuol dire che lì, in Casa Sollievo, Cristo si riconosce presente, riconosce se stesso nella carne di ferita di ogni ammalato. Si riconosce oggi crocifisso nel malato e nel sofferente. Padre Pio, credo ne fosse perfettamente convinto, che ogni ammalato è immagine carnale del Cristo crocifisso, come lo era lui stigmatizzato. Ma se questo vale per il malato, allora questa cattedrale dice anche un'altra, o dovrebbe dire anche un'altra immagine di Cristo, ed è espressa in tutti coloro che in forma varia vivono, lavorano, portano la loro professionalità a servizio di questa cattedrale e dei loro pazienti. Ognuno, lavorando in Casa Sollievo, può diventare espressione del Cristo Samaritano, che si china con la sua carne, sempre debole e fragile, sulla carne fragile e debole di chi sta soffrendo, e cerca di sollevare, di sanare, di portare a salute anche quando fallisce, perché se non sempre è possibile guarire, è possibile sempre curare e portare a salvezza. Se è così, allora possiamo dire che dentro questa cattedrale c'è un'Eucarestia perpetua, dove ognuno mette la sua vita come pane donato a servizio di chi ha bisogno e versa il sangue della sua professionalità e della sua formazione professionale per il bene di chi ha continuamente bisogno, per il bene dei pazienti presenti ed un'umanità molto più ampia ed estesa che ha continuamente bisogno di ricerca e di servizio. Ecco, vediamo così la nostra casa, la pupilla degli occhi di Padre Pio, e allora ci accorgeremo che c'è futuro, c'è vita, c'è attenzione, c'è salvezza possibile, e veramente saremo tutti
come dice sempre Padre Pio nel secondo discorsetto, nelle forme diverse di vita in questa casa, pazienti, operatori sanitari, medici, ricercatori, professionisti vari, sacerdoti, suore, religiosi, saremo riserve di amore di quella medicina che parte dal cuore di Cristo e raggiunge il cuore e la carne di ogni persona e porta quel balsamo che dà cura, salute, guarigione e di sicuro salvezza. Preghiamo allora e offriamo perché Casa Sollievo della Sofferenza mantenga questa sua vocazione, la vocazione pensata, voluta, desiderata e donataci da Padre Pio, oggi nelle nostre mani, per continuare a crescere e rimanere luce, faro dall'alto di un tempio ed una cattedrale di preghiera e di scienza per la nostra umanità e per il nostro mondo. Amen.